Salve, sono Alberto Baldassini e sono un analogista. Oggi sono qui per parlarvi della mia esperienza nel campo, in questo bellissimo campo delle discipline analogiche e del benessere emotivo, che è iniziato proprio a Roma un po' di tempo fa, proprio a Roma dove c'era il nostro maestro Stefano Benemeglio, e quindi mi sono proprio rivolto alla sede a Roma. E fin da subito, dall'inizio in cui ho iniziato a frequentare le lezioni, ho capito che tutto quello che avevo fatto nella mia vita fino allora era stato sempre fatto al contrario. Infatti erano difficoltose, scarse le amicizie, i contatti amorosi, contatti amichevoli, disagi in ambito lavorativo, conflitti in genere di tutti i generi. Era tutto svolto al contrario di come effettivamente poi ho capito che andava fatto. È stato un percorso molto, oltre che piacevole, anche molto importante, perché poi alla fine di tutto questo e ancora tutt'oggi ho avuto la possibilità di poter lavorare su me stesso con dei risultati interessanti. E la vera rivelazione è iniziata proprio a Roma, quando abbiamo iniziato a studiare la comunicazione analogica non verbale e quindi il modo di potersi porre con le altre persone, in particolare poter capire già dall'inizio di una conversazione con una persona, di capire già quello che è il suo vissuto naturale fino ad arrivare ad oggi, e soprattutto di capire se gradisce, non gradisce, se una cosa va bene, non va bene, in anticipo, addirittura prima che la persona lo sappia lei naturalmente. E quindi già tutto questo è stato un percorso favoloso, perché ti dava già una nuova carica in questo ambito: conoscere le persone, conoscere le loro esigenze e, se in base alla propria necessità, poter raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Era una cosa già da lì favolosa. Poi naturalmente, andando avanti nel tempo, c'è stata con importanza preminente anche la filosofia analogica, che ha permesso di capire le relazioni che ci sono in relazione a quello che riguarda i nostri condizionamenti nella vita, quello che riguarda i nostri sogni che non abbiamo raggiunto, e infine in quello che riguarda la nostra coscienza, cioè quanto noi ci prendiamo all'interno per non aver raggiunto dei risultati, per averli raggiunti male, eccetera, eccetera. Era veramente una scoperta favolosa, anzi, erano veramente delle scoperte interessantissime e favolose. E da allora in poi, diciamo che tutto quello che ho imparato e che ho messo in pratica su me stesso si è, diciamo, fatto tesoro per poter aiutare anche altre persone in studio, lavorando sul loro sistema emotivo. Sì, perché questo sistema emotivo, diciamo, è importantissimo, perché sempre siamo in continuo, costante contatto con le nostre due istanze, la parte logica e la parte emotiva, con le quali spesso litighiamo, una prevarica l'altra, e quindi ci troviamo a vivere disagi emotivi comportamentali fino ad arrivare addirittura alle malattie vere e proprie, e questo in studio si vede benissimo. Tutto questo si è svolto in modo favoloso, fino al punto di riuscire a capire le persone solo da come si siedono, solo da qualcosa che fanno, da un gesto che fanno, e tutto questo è favoloso. Bene, la mia esperienza ritengo ad oggi che sia bellissima e positiva. Spero che questa cosa che vi ho raccontato sia stata di vostro interesse. Vi ringrazio e buona fortuna a tutti. Arrivederci.